Prima di iniziare col video ci tengo a farvi presente che in ogni caso questo non è l'ultimo episodio, nonostante io a fine video lo abbia detto, perché ho scoperto delle cose interessanti e quindi vi porterò un altro extra nel quale vi mostrerò l'ottenimento di un particolare Pokémon e altre piccole cosucce abbastanza carine. Detto ciò, iniziamo subito. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Xenoverse, dell'alfa di Pokémon Xenoverse. Signori miei, questo gioco mi sta piacendo sempre di più ed è per questo che sul canale starete vedendo sicuramente molti video riguardanti a questo e magari anche delle serie che sono state, diciamo, un attimino accantonate. Però cosa vi devo dire? Cioè, sto amando questo gioco e praticamente sto registrando con una voglia impressionante. Comunque, signori miei, nello scorso episodio abbiamo sconfitto Gennaro Bulo e siamo arrivati in questa città dove ci è stato detto che nella palestra c'è un Pokémon molto particolare. Prima però dobbiamo visitare quello che sembra essere un laboratorio. Comunque ho allenato anche Sparkle di due livelli, non ha imparato nulla. E vabbè, Yamin invece dovrei depositarlo, ma me lo tengo in squadra che non si sa mai. E nulla, entriamo qua dentro, vi invito a lasciare un bel mi piace e rispondere alla domanda del giorno che sarà, come al solito, nella sidebar. Ok, siamo entrati e non so cosa ci sia, sinceramente. Tanta gente, sicuramente tanta gente. Iniziamo a parlare. No, cosa sono i Pokémon X? Ma come neanche tu, ma fai schifo. La pagina Facebook è. Davvero? Lavoro qui da quasi 10 anni e ancora non ho capito dove si trovi la macchinetta del caffè, ma questa gente qua è, sono. Gli studi gli è andato la testa. Ora che sono in pausa pranzo, non disturbarmi, chiedo scusa. Ho studiato tutta la vita e ora posso finalmente fare il lavoro dei miei sogni, studiare. Mica come in Italia! Ottimo. Questo stupido iPoke non vuole proprio funzionare oggi. Mamma mia, i geni proprio. Abbiamo da poco finito di sviluppare l'item crafter. È un aggeggio molto utile che permette la creazione di nuovi oggetti partendo da alcuni materiali base. Davvero? Questa sembra essere una figata colossale, tu sai? Via, sto lavorando, ma non doveva esserci quel. Forse sei tu. Zio, Madonna, però che capelli, zio. Ciao Creepy, come sta procedendo l'avventura? Lasciami controllare quanti Pokémon hai catturato. Vediamo, hai catturato 3 Pokémon della zona. Non male, continua così. Ritorna da me quando ne catturerai altri. Wow, c'hai l'utilità di un cammello in Lapponia, cioè, sul serio? Ok, speravo mi dicesse qualcosa di più. Comunque, signori miei, stiamo per entrare, adesso ci andiamo. In quella palestra dove pare che ci sia un Pokémon strano. Boh, noi andiamo, vediamo cosa succede. Nel caso lo prenderemo in culo. Ora, la palestra. È la Madonna. Sento sta bellissima chitarra elettrica di sottofondo, raga. Ma quasi qua ci trovo decisamente i Pokémon. No, Pantumph. Io lo adoro sto Pokémon. È proprio uno dei miei Pokémon preferiti di sesta, sicuramente. Can't Escape, ottimo. Iniziamo anche in questo gioco, eh. Paralizzato, dai, adesso sei lento, mi farai scappare, per forza. Niente da fare. Per piacere. Oh, grazie a Dio. Ok, non entriamo nell'erba e. Una cazzo di tomba. Ok, sapete che mi sembra un posto abbandonato. Non vorrei, ragazzi, che non ci siano allenatori, o meglio, che non ci sia proprio il capo palestra qua dentro. Mi sembra davvero abbandonato, il che potrebbe voler dire che questa qua è una palestra. Non palestra, fra virgolette, una palestra abbandonata, ecco. Vediamo se la tomba ci dice qualcosa. No? Dove cazzo sono entrato? Ok, sono entrato in un albero, ma. Ci sono altre zone troppi selvatici. Comunque questo qua, raga, lo butto giù così a caso perché voglia. Trish Out. Che tra l'altro dovrebbe essere, cioè, non prossimo all'evoluzione, però si evolve a livello 16. Quindi, purtroppo penso di essermela spoilerata l'evoluzione, girando un po' su internet per trovare lo sprite di sto coso da mettere in sidebar. Quindi dovrei sapere più o meno di che Pokémon si tratta. Comunque qua io non ci capirò di sicuro un cazzo. Cioè, è scientificamente provato che io non debba capire una minchia. Dove diamine sto andando? Ha un'utilità sto luogo? Oserei dire di no. Quindi forse devo andare dall'altra parte. Allora, vabbè, un altro selvatico. Tra l'altro sono tutti sti Pokémon qua. E questo qua è un altro dei motivi per il quale penso che sia tipo. Anche in un certo senso infestato sto luogo. Non lo so. Comunque, raga, mi avete detto, vi ringrazio. Le combinazioni del tipo suono.
Ma purtroppo me le sono già scordate, quindi chiedo perdono se non me le ricordo, devo assimilarle. E probabilmente ora che le avrò assimilate sarà già finito il gioco, ma vabbè, dettagli questi. Ok, perfetto. Io vi anticipo che non so assolutamente dove cazzo io stia andando, cioè io sto andando completamente a vuoto. Sapete cosa vuol dire? Cioè proprio a vuoto, vado a tentoni. Altri Phantom sono ovunque sti Pokémon, Dio mio, fuga. Via. Olè, comunque sì, oggi sono in casa da solo, quindi se mi sentite particolarmente urlare è per quel motivo. Vi prego, repellenti, repellenti, donatemeli su Patreon, inviatemi i codici per i repellenti da spacchettare sulla pagina Facebook, fate qualcosa perché sì, ho anche una pagina Facebook, dovete mettere like infami. Ok, perfetto, mi ero perso questo coso. Ma io mi chiedo, ma una fine? No, cioè, dico, una fine, nel senso, un qualcosa ci sarà in sta palestra oppure devo sclerarci dentro fino alla fine? Ma soprattutto, riuscirò ad uscirci poi? Perché altrimenti è un problema. Ok. Di qua non c'è una minchia. Allora, fermi tutti. No, porca troia. Oddio Gesù, questo qua addirittura è a livello 6, così a caso. Mamma mia che nervoso quando fate così. Fuga. Ma io un repellente non lo avrò mai nella vita. Non penso di essere stato così furbo da averli comprati. Appunto. Comunque, nello scorso episodio pensavo di non avere antiparalisi, cioè di essermi dimenticato di comprarle. In realtà sono solo coglione perché ho comprato le antiscottature, che non servono a un cazzo praticamente, perché cioè, a questo punto del gioco chi vuoi che ti scotti? Il cane fuori abbaia come uno spastico, dovrei tecnicamente portarlo fuori, però sapete che io e il mio cane non andiamo molto d'accordo. Io non so assolutamente dove cazzo io debba andare, io sto tornando indietro. Ok, ho trovato una nuova zona dove non c'è un cazzo, giustamente. E mo cosa dovrò fare? Io non lo so. Se anche solo, cioè, per dire, avessi flash. E niente, boh, io giro vago, vado in giro nell'oscurità, trovo Pokémon Spiriti, non si sa, ragazzi, non si sa. Tra l'altro c'è l'animazione come se fossimo in un bosco, la trovo poco azzeccata in questo caso, nel senso che di fatto, cioè, non è un bosco con il cioè, avete capito, no? Oh, sono uscito, perfetto, ottimo. Aspetta. Che Dio Arceus mi aiuti, non è che potresti darmi qualche notizia in più su sta cosa, perché io, cioè, a sto punto no, non so che minchia fare. Tenemos un problema, chicos, dove cazzo vado, mo? Oh, qua si potrà usare, cioè, non è che si può usare surf, si potrà magari in un futuro utilizzare surf. Non è che dovrò fare qualcosa qua dentro di cui sono a sconoscenza. A sconoscenza, attenzione all'italiano che si sviluppa. No, tu non servi come al solito un cazzo, perfetto. E l'utilità di un tricheco morto. E boh, io non so cosa devo fare. Non so assolutamente cosa devo fare. Quindi mi sa che tipo stoppo un attimo, sì. E noi ci ribecchiamo tra un attimo. Ok, raga, dovevo solo parlare con questi due, con l'altro tipo. E nulla, parte la sfida con sti cosi, io non so chi siano, eh. Recluta D vuole combattere. Musichetta remixata del Team Plasma e un Volbeat che è veramente deludente, fatemelo dire. Trishout. Mi gioco un tipo suono così dal nulla, azione. Ok, non ci fa nulla per fortuna, vediamo quanto fa il tipo suono al coleottero. E danno neutro, ok, perfetto. Allora a sto punto vado di braciere e ti devasto. Tra l'altro, Volbeat è anche di tipo volante? Non mi pare, sinceramente, penso sia solo coleottero. Braciere e a casa, forse no, regge. Effettivamente, Volbeat, se non ricordo male, ha una buona difesa speciale. Mentre in Lumise dovrebbe avere una buona difesa fisica. O forse sono tutti e due uguali, vabbè, non è importante. Braciere che missa, perché lo stronzo ha fatto doppio team. Ottimo.
Doppio team, adesso finisce a cazzotti. Adesso finisce a cazzotti, te lo giuro. Se non colpisci, Trish auto. Ok, perfetto, preso. Quindi, raga, penso che quella palestra lì non sia molto utile. Fatemi sapere nei commenti. Nel caso mi fossi perso qualcosa di importante, tornerò indietro. Oh, vuole imparare morso. Sì, al posto di Graffio. Tanto, raga, noi alla fin fine, cioè, abbiamo botte in testa. Di Graffio, cosa me ne faccio? Nulla. E impariamo morso. Perfetto. Ok, sto per mandare Aipom, facciamo che io mando Sparkle e poi lo switch per farlo salire di livello. Più che altro, raga, sapete cosa c'ha Sparkle? Che non ha neanche una mossa stab. E quindi è, cioè, proprio scarso, scarso, scarso. Io provo a tenerlo. Lui fa sgomento, vediamo quanto mi fa. Mi fa flinciare, questo è poco ma sicuro. Ne provo, oh, se flincio di nuovo, comunque a prescindere adesso dovrei ritirarlo. Perfetto, l'ho paralizzato. Questa è un'ottima cosa. Azione. Sapete cosa vi dico, raga? Che se ho delle pozioni, ce le ho. Mantengo in campo Sparkle in modo tale che sconfiggendo questo Pokémon possa guadagnare tanti bei punti esperienza. Però Graffio e Stab farà un male boia. Porca puttana. No, ok, switcho. Fermi. Squadra e mandiamo Trish out. Purtroppo Sparkle è davvero 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 debole. Io, cioè, non ho parole. Trish out. Allora, tipo normale, il tipo suono efficace normale, lo abbiamo imparato. Sì, però io ho bisogno di combattere, se permetti. Vocalizzo e andrai giù. E stab, ci potrebbe stare che tu muoia. Colpo critico, perfetto. Ogni tanto anche a noi può andare bene. Succedesse nelle Nuzlocke sarebbe meglio, ma vabbè, dettagli. Sparkle, livello 9, non la imparare una mossa, mi raccomando. Sto per mandare Swinub, io rifaccio di nuovo il trick, chiamiamolo così. Metto Sparkle e poi lo ritiro. Tra l'altro, no, penso che non salirà al 10, facendo questa cosa. Tra l'altro, no, lui avrà tipo... Sapete che potrebbe addirittura avere Paul Neve, sto coso. Se può avere Paul Neve, allora io sinceramente ho... paura di tenere coso. Polneve, guardatelo lo stronzo. Non è molto efficace perché siamo di tipo fuoco. Ma tra l'altro, se non sbaglio, non vorrei dire una cagata, ma mi pare di aver letto che il suono è resistente al ghiaccio. Non vorrei fare il ciccio gamer di turno. Però in teoria mi pare di aver letto da qualche parte sta cosa qua. Intanto Sparkle guadagna i suoi punti. Ma Cristo Dio, quanti Pokémon ha questo? La Madonna, mandiamo Sparkle, che mi viene da pronunciare Sparkroll, perché è Markrow, quindi vabbè, dettagli, non ve ne frega nulla. Beldum, che penso sia quel segno lì di fianco a Beldum, penso che voglia dire asessuato, penso di sì, perché i nostri Pokémon lì c'hanno maschio e femmina, mentre Beldum è giustamente asessuato e quindi c'ha quel simbolo lì. Avrebbe senso riduttore fra un maleboia? Cristo, quanto fa male. Allora, conto di buttarlo giù sinceramente con un braciere. Spero che sia così. Perché altrimenti... sì, perfetto. Colpo critico, mamma mia, Trish out. Proprio la cattiveria di questo Pokémon. E probabilmente Sparkle sale al 10. Dai, ti prego, impara anche solo beccata. Oh, perfetto, manco lo avessi detto. Vinciamo, otteniamo un bel po' di contanti. E abbiamo completato... mi stava salendo un rutto. Abbiamo completato quella cosa di Pokémon Master. Credi davvero di poter passare ora che mi hai battuto? Mi dispiace, ma la strada resta chiusa. No! No, dai! Che stronzi! Allora, il finale è stato epico. Il finale è stato epico, mi è piaciuto tantissimo. Infame, ma epico. Comunque, leviamo sta musica di sottofondo, vi prego. E nulla. Io quindi la serie la interrompo qua. Fatemi sapere se in quella palestra c'è qualcosa di importante. E nel caso vi porterò l'extra in cui ve la mostrerò. Fatemi sapere anche se mi sono perso qualcosa all'interno del gioco. Io spero che questa serie vi sia piaciuta, anche se tecnicamente questo potrebbe non essere il finale, ma noi lo consideriamo finale. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno e passate ai social che saranno in descrizione. E noi ci becchiamo in un prossimo video.